E qui mi viene insomma da pensare a un altro grande vuoto che c'è nella scuola italiana, che è lo studio dell'audiovisivo. È interessante questa cosa perché tu, parlando di filosofia, dai anche una boccata d'ossigeno agli studenti perché gli insegni qualcosa sull'audiovisivo, quindi sul cinema, sulla serie TV. L'Italia credo sia uno dei pochi paesi europei in cui non c'è lo studio del cinema, non c'è lo studio dell'audiovisivo in generale nelle scuole. Qual è il tuo ruolo? Qual è la tua idea? Insomma, cosa pensi di questa carenza della scuola italiana e come pensi che si possa un attimo cercare di risolvere nei prossimi anni, anche parlando con la politica, non so. Sì, è una grossa carenza e sicuramente, per esempio, l'educazione all'audiovisivo, tu dicevi, ma possiamo estendere il discorso all'educazione al digitale, educazione digitale, però è una preoccupazione, questa sì, del Ministero dell'Istruzione da diversi anni, anche a livello europeo. Ora, la questione è giustamente come dicevi tu, i ragazzi devono prendere coscienza dei media che abitano, in cui sono immersi e che usano in un certo modo. La filosofia può aiutarci da questo punto di vista? Certamente sì, anzi la filosofia fin da Assolutamente. Platone ha riflettuto proprio sulla trasmissione stessa del pensiero, anzi si potrebbe dire proprio questo, che più importante del pensiero è la sua trasmissione, perché nell'idea che Sì. sta alla base della trasmissione c'è anche un pensiero fortissimo. Certo. Platone Docet, dicevo. In questo caso, parlare di filosofia di serie TV significa parlare anche di come sono costruite le serie TV. E guarda caso, le serie TV sono costruite anche con qualche elemento filosofico. Penso alla poetica di Aristotele, penso ai dialoghi di Platone, se vogliamo dire così, ma ad altre tecniche, filosofiche che, sono comunque, hanno fatto parte del bagaglio di sceneggiatori, di serie TV. Per esempio, uno sceneggiatore di Lost ha preso in considerazione testi di Derrida, per dire, un grande filosofo contemporaneo francese, e quindi la filosofia, è uno degli elementi all'interno della serie televisiva. Conoscere questa serialità è, secondo me, fondamentale anche per allargare il discorso a più media oggi in Sì. circolazione, come i social o per esempio lo stesso smartphone in quanto tale. Anche una boccata d'ossigeno per l'editoria, comunque pubblicare libri che avvicinano temi alti a temi, tra virgolette, bassi. In realtà si rende accessibile e si rende divulgativo un tema come, insomma, una materia come la filosofia attraverso un'altra materia che è importante, che è quella dell'audiovisivo, perché fa parte della nostra cultura visuale, della nostra cultura visiva. Così come esiste la storia dell'arte, esiste anche la storia del cinema.